a poco. Quello di cui l'emergere di uno Stato significa esattamente l'emergere di una stabilità che si rafforza, che rafforza l'interrelazione l'uno con l'altro di queste tre dimensioni: emozione, pensiero e azione. Ma allora mi riesce naturale pensare che nasce la compassione perché muore il giudizio? Certo, in tutti questi tre aspetti a poco muore il giudizio. E quindi, morendo il giudizio, come nella Yin e Yang, nasce la compassione. Morendo il giudizio, nasce quella che io chiamo la realtà al di là dell'apparenza. Ma in te, voglio dire, in te, essere umano, nasce la compassione. Muore la compassione perché? Nasce la compassione. Sì, nasce la compassione, giustamente, perché quando muore il giudizio vuol dire che nasce qualcosa che si impone e che certamente non ha nulla a che fare, non già con i limiti dell'uomo, ma quel modo di leggere da parte dell'uomo i limiti. Esatto. Un limite ti può veramente procurare una dolcezza enorme, oppure ti può provocare una reazione, un giudizio comunque, una condanna. Dipende da come lo leggi. Bravissimo. Esatto. La prospettiva di cui io parlo ti porta esattamente a guardare al limite, che può essere un limite, proprio tuo di comportamento, o un limite del fatto che ogni essere umano vivente nasce e muore, anche fisicamente. O magari vedi proprio in quello la fragilità. Ti sto dicendo, vedi in quel limite qualcosa che tu non leggi mai, fin quando impera ciò che tu desideri, ciò che tu vuoi, ciò che dovrebbe essere. O la condanna di ciò che non dovrebbe essere. O la condanna di ciò che non dovrebbe essere, comunque riguarda sempre il dovere. Sì, il tuo dovere. E non ciò che c'è. E non ciò che c'è, e non ciò che è, il famoso ciò che è, di cui abbiamo parlato fin dall'inizio di questo percorso.